10. Sì. Quelle le lascio da 10 per delle zone ampie. Ricerche all'avanguardia, super tecnologiche, ma senza abbandonare i metodi più tradizionali. I vigili del fuoco di Lecce hanno presentato il nuovo rivoluzionario sistema per ricercare le persone disperse. Domenica a Marittima di Diso sono state attivate le esercitazioni per testare la validità del nuovo sistema che, come ha sottolineato in conferenza stampa il comandante provinciale Michele Angiuli, ha dato ottimi risultati. All'operazione hanno partecipato 23 vigili del fuoco, 70 volontari della protezione civile, 3 unità del coordinamento infermieri volontari per l'emergenza sanitaria e ancora unità cinofile e personale del SAF, il soccorso spelio alpino fluviale. Tecniche tradizionali a cui si aggiunge il supporto del sistema satellitare, il tutto coordinato da un'unità di comando allestita sul posto. Il comando provinciale leccese è fra i 5 scelti a livello nazionale per sperimentare il nuovo piano di ricerca, primo ed unico in tutto il Mezzogiorno. È un metodo che si basa su approcci satellitari e consentono l'individuazione di persona dispersa con una probabilità di successo davvero elevata. Non voglio dare numeri forse troppo elevati. È un'organizzazione che va prima pianificata, esercitata prima, ecco perché stiamo facendo queste esercitazioni in cui abbiamo questo metodo, ha detto bene il termine certosino, quello di andare a lasciare da parte neanche un metro quadrato, quindi controllare tutti i posti punto per punto e con l'ausilio di tecnologie avanzate. Ecco, questo è importante perché questo ci indirizza e ci incanala su percorsi giusti e di ottimo risultato. Ecco.